individuale, quindi 1-0 per lui contro Giuliano Di Nicola nel secondo set. Vi ricordo che già il primo è stato vinto da Di Nicola per 8-0 contro Iovino, che è stato subito sostituito dopo il terzo tiro che gli è costata la partita. Ottimo accosto di Mimmo. E Luca sicuramente risente della giocata precedente, molto sfortunata per i giocatori aquilani. Boccia che mi sembra molto molto vicina al pallino, non so se tocca, non l'ho vista bene, ma ecco, boccia tirata, colpita. Vediamo se questa boccia, no, punto di Salerno a fondo campo, che nelle prime, diciamo, nelle prime giocate, diciamo, sono leggermente fortunati. Vediamo Formigone, no, liscio abbastanza evidente. Quindi ancora 1-0 per Pappacena contro Giuliano Di Nicola. Allora, questa boccia di Matteo è davvero indirizzata bene. Peccato per lui che tocca un pochettino la boccia, ma vi posso dire che la distanza è davvero 30 centimetri al pallino. Quindi da un potenziale 5 punti per l'Aquila, cioè, abbiamo visto che ha raccolto un punto Salerno. Di mettere la boccia sul lato destro del campo, che è sguarnito delle proprie bocce, mi sa di sì. Sì, infatti, non ha tirato per andare vicino al pallino, ma ha tirato per andare alla destra, perché su una carambola si poteva, infatti, vedete. Il pallino si può muovere di là. Sicuramente il secondo punto va tirato. Vediamo a che boccia si ha dichiarato. Ha dichiarato al secondo punto. Infatti il gioco era da tirare a quella, perché si poteva subito andare a carambolare sul pallino. Infatti tirano la corta adesso, giustamente. Si mette a coprire la boccia sua. Ha tirata, colpita al verso giusto. Eh sì, mi sembra che sono già 2 punti, però addirittura, ragazzi, via quella. Mi sembra che addirittura via quella sono 3 punti per. E la boccia è colpita. È colpita piena, torna indietro. Sempre 2 punti per. Però adesso è sotto rimpallo. Tirano al terzo punto, quindi rischiano. Ecco, rimpalla. E diciamo, mi sembra che siano 2 punti a occhio. E in questo caso hanno colpito davvero sempre bene. Diciamo che la fortuna precedente adesso è girata un pochettino più all'Aquila, che poteva tranquillamente perdere 6 punti. Vediamo Mimmo che cosa sta chiedendo. Ecco, questo è un gioco che io non capisco perché. E infatti un punto, ma questo non era un gioco da fare.